Allora, oggi è il... Non ti giudico mica, io puoi dire quel cazzo che ti pare. Oggi è il 1° giugno. E sapete cosa è successo il 1° giugno? Ti sei fatto incurare. Nulla! Succederà domani. E cosa succede il 2 giugno? Tu lo sai cosa succede? Voglio dormire. La festa della Repubblica. Perché è qua a dormire? Non posso guidare qui, ecco. Ah, a parte. Perché domani mattina, prestissimo, andremo a festeggiare nel posto in cui è nata la Repubblica. Lugano. Roma. Siccome abbiamo il treno domani mattina alle 6 e sono già le 2, andiamo a nanna. Quindi... E più buonanotte. Buonanotte. Alex. Buondì. Vaffanculo. Buondì. Sono le 5 di mattina. Adesso ci prepariamo. Non scoprire gli occhi. Alexa, buongiorno. Ciao, sono le 5:40 del mattino e buona festa della Repubblica. Ciò che non può mancare ogni anno, invece, è lo spettacolo delle frecce tricolore, un orgoglio italiano apprezzato in tutto il mondo. Non voglio venire. Abbiamo 10 minuti, poi ci dobbiamo andare a prendere Ale. Infatti dobbiamo muoverci. Fa freddino. Ah! E vai, anche stavolta è partita. Che cazzo è questo? Oddio. Iniziamo bene. Brudì. Buongiorno. Buongiorno. Portiamo un fiore a Roma. Un fiore? Sì, lì ci sono dei fiori. Ma che cazzo dici? Un fiore? No. Dai, lo portiamo sull'altare della patria. Mi hai rotto il cazzo, ho detto di no. Portiamo un fiore, dai, portiamo, vieni. Quello prendiamo, Ale. Questo qua lo portiamo sull'altare della patria. Bel regalo, guarda. Lo so. Ale, guarda che idea, portiamo un fiore all'altare della patria. No, c'è un cazzo da fare. No, no, non fa queste cazzate. Dai. Dai, su, forza. Lo portiamo a Roma. Oh. Lascia quel fiore. Io vedo dura oggi. Già sono stanco. Ed eccolo all'alta velocità. Sarà nicchio oggi. Guarda quanto è emozionato. Lo butto da... Allora, la gente non lo sa, lo devo dire. Che cosa? Aspetta, ci sono un sacco di novità. Tua madre patria, che chi non lo sapesse lui è romano. E lui è la sua prima volta a Roma. Lo dico per il treno di stazione. No, Ale, per favore. No, era già così, si è rovinata durante il viaggio. Me l'hai rovinata. Pensavo durasse un po' di più. Aspetta. Allora, piccola storia triste, siamo venuti qua per vedere le frecce tricolori, ma siccome oggi per causa Covid non c'è la parata, l'hanno anticipata e abbiamo perso le frecce. Ale, dimmi, dobbiamo ripassare la lingua locale. Ciao, au, come stai? Au, come ti chiami? Au, come stai? Au, cioè devi dare... Ah sì, devi... Ma questo è un coglione, devi dare il tono. No, scusa. Come è andata la giornata? Au, con tono interrogativo. Che ora è? Au. Che tempo fa? Com'è che si dice? Oh. Au. Anche tu mi dico brutto tempo. Poi basta, credo che le parole siano finite. Oh no, sono appena passate le frecce tricolore, non so se si possono vedere. Sono appena passate. Sono ripassate adesso. Ho visto. Giusto. No. Adesso portiamo la rosa, non provare a rompermela. Dai.
No, smettila. Ah, ci devi passare in mezzo per forza o stanno facendo muro? Ma sono bellissimi. Rosetta, ci siamo. Hanno chiuso la strada, non riusciamo a darla. Niente, ho dovuto riporre la rosa perché questa mia lontana che me la vuoi buttare. Volete fare carino? Perché carini? Ale, Ale, mi sono perso, che chiesa è questa? La chiesa di Sant'Ignazio. Sant'Ignazio? Sì. Beh, bellissimo. Via, non abbiamo tempo di vedere tutto. Non basterebbe una vita per vedere Roma. No. Oh, hai visto? Che cosa? Come che cosa? Come cosa? Come ha? Guardate dove siamo. Ma cioè, tu ti rendi conto? No. Ma è impressionante. Ma... Stai facendo un video solo perché è famoso? Sì. No, è meraviglioso. Questa è la gelateria più buona di Roma. Questa cos'è, Ale? Questa è la gelateria delle palme. Del Pantheon. È una delle gelaterie più buone di Roma. Guarda quanti questi. È un baron glacé. E vai! Grazie. È buonissimo. Che puttana, ma è stupenda. Vado. Siamo entrati all'arena e abbiamo messo a scorrere di far vedere tutto perché non me ne fregava nulla dei negozi. Questi sono i negozi. Andiamo. Ehi, abbiamo trovato le tue sorelline. Vediamo un vaso. Allora, prossimo tratto, Piazza di Spagna. Salito Gradini. Gradini. Che no? Sta a vedere in cazzo questi occhiali in mezzo a panna, no? Eccolo qua. Piazza di Spagna. Piazza di Spagna. La Spagna di Trinità dei Monti. Abbarcati. Va bene. E proprio quando tu pensi di essere arrivato. Eccolo. Hai finito, porca m***a. Mettimi a quel cazzo di cosa. No. E che bello. No, grazie, ce l'ho. Che cazzo l'ho portato? È bellissimo. Non so se no invece portavo, no, idioti. Allora. Andiamo a mangiare, Ale. Andiamo a mangiare. Parla bene qua, eh. E qua se ti riconosco non è finito. Andiamo a Disney. Oh, ma coglione, vedi che oggi mi incazzo, eh. Alex, è anche la tua prima volta in metro. Sì, ma dovremmo muoverci, ci sta appassendo. Alex, sei in ansia? No, però no. Sì. Mangiamo. Finalmente. Oh no, adesso mangiamo, bella. Abbiamo la carbonara, la matriciana e c'era la gricia. E c'era la gricia. Allora, siccome abbiamo tardato un po' col pranzo, ma loro non lo vedono. Adesso sì. Adesso sì. Poi dopo il mangiato si sta bene in quest'area di spazzatura. Siccome abbiamo tardato col pranzo, dobbiamo prendere i monociccioli elettrici. Oh, oh. Mamma mia, eccolo. Questo non lo so. Alex, ci giriamo insieme. Ciao. Sto a casa. Bene, ora che abbiamo visto il Colosseo qua, che meraviglia. Io? Anna. Andiamo. Allora, la metto lì, dai. Finalmente siamo riusciti ad arrivare davanti all'altare della patria, dove possiamo mollare Rosetta. Non la puoi mollare. No. Addio, addio, amica, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Primo obiettivo fatto. Rosetta è tornata a casa. Da dove? Da dove che è partita? Da Monte Emilia. Ciao bella. Basta, io la missione l'ho fatta. Dopo la fantastica corsa con il mondo Vaticano. Dove siamo diretti? Città del Vaticano. Altro stato, altra meraviglia. Sì. Metro 2. Consiglio San Pietro. Allora. Cosa ne pensi, Alex? Stupendo. Quante file di colonne sono? 3. Boh, vieni. Vai qua su, guarda le colonne.
Ah, non vedo dietro. È perfetto, cioè sono messi in maniera perfetta. Bello? Sì. Dopo aver ammirato il Vaticano, prossima tappa Castel Sant'Angelo. Prima eravamo là, adesso siamo qua. Come si chiama questo, Alex? Non lo so. Come non lo so? Ti ho appena detto? Me lo sono scordato. Castel Sant'Angelo. Grazie. Prego. Adesso andremo... Dove, Ale? Visto com'è pulito? Allora, Campo dei Fiori, per l'aperitivo, perché abbiamo bisogno di reintegrare. Mezz'oretta di pausa e dopo ritorniamo in treno. A Roma. State bene. Davide, uno di questi porta a Roma. Portiamo a Reggio. Cambio culturale, lo porto a Montecchio. Portiamo a Montecchio. Collegati. Mi serviva uno. Manca il cimitero sul Banifio, Rio. Ok, con il nuovo... Partiamo. Siamo sopra il Campidoglio. Giusto? Sì. Allora, ci portano i guide turistici qua. Infatti per questo che ti abbiamo invitato. Ah, grazie. Ale, ti piace il mio fiore? Grazie, dai. Mi sembrava giusto, visto che abbiamo privato un fiore da Montecchio, è giusto portare un fiore a Montecchio. Ultima tappa alla metro. Iniziamo ad essere abbastanza provati, no? È stata un'esperienza bellissima. Davide. Benvenuti a Bordo. Il mio fiorellino questo, va? Vi invitiamo ad occuparvi. Il divieto vale anche per le fuori, potrebbero provocare le sigarette elettroniche. Chi è stato? Grazie. Allora, ieri sera c'è stato questo intoppo sui biglietti. Ci eravamo sbagliati e c'è andata la prima classe. Sbocciamo il treno. È top però. Sbarcati a Reggio Emilia. Signori, in destinazione casa. Bello per un giorno. Bella, Sghi. Ciao Ale, TV. Alex. Scendi. Mi sembra giusto dare quello che è stato preso. Quindi mettiamola qui. Sotto. Ok, meno male che ho avuto l'approvazione di Alex. Abbiamo finito la nostra missione. Ciao, sono pronto. Puoi staccare quindi? Ciao, bella. Buon tutto. No, smettila. Ciao.